tutti, iniziamo puntuali, se poi arriverà qualcheduno è sempre il benvenuto. Iniziamo puntuali perché poi c'è anche questione di treni e quindi di rientro a casa anche per il nostro amico Vittorio Robbiati. Ecco, abbiamo già avuto modo di incontrare Vittorio Robbiati Ben Daoud, che è dottore in filosofia, coordinatore del Tribunale Rabbinico del Centro Nord Italia e delle attività culturali della Fondazione Maimonide di Milano, e poi è membro del Comitato Scientifico dei Dialoghi Due Voci tra Ebrei Cristiani e Cristiani a Commento del Testo Biblico. Quindi l'abbiamo già avuto qui l'anno scorso e ci ha presentato l'ottava parola, e poi ci ha offerto una relazione ancora l'anno scorso durante il corso promosso dall'Ufficio per l'Ecumenismo sull'ebraismo. Quindi l'abbiamo già avuto modo e avremo modo di averlo ancora a Brescia presto, poi vi diremo alla fine negli avvisi parrocchiali, ecco le cose che ci sono due o tre iniziative che abbiamo a cuore a segnalarvi e che faremo insieme anche a Vittorio. Nel dargli il benvenuto, nel ringraziarlo, perché ha alle spalle anche una giornata altrove e un viaggio in aereo per arrivare a Milano, poi il treno per arrivare fin qui, quindi c'è anche un po' di stanchezza alle spalle, anche se è giovane, però comunque il fisico ne risente sempre. Quindi lo ringraziamo di questa disponibilità preziosa, io sono veramente riconoscente e darei subito la parola a lui. Ecco, vi dicevo che quest'anno il tema è la nona parola: Dio allora pronunciò tutte queste parole. Non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Esodo 1.16, perché riprendiamo sempre il primo versetto anche. Da alcuni anni un accordo tra, in questo proprio dialogo ebraico-cristiano, tra le due comunità, quella cristiana e quella ebraica, si è preso l'iniziativa di commentare di anno in anno le 10 parole. Siamo arrivati alla nona, quindi do subito a lui invece la parola perché eccoci aiuti a comprenderla dal punto di vista proprio della tradizione ebraica, che sicuramente diventa anche occasione per noi per capirla meglio e sapere poi vivere meglio anche noi quello che il Signore ci insegna. Beh, carissimo, grazie. Grazie a voi della presenza qua, è un piacere ritornare a Brescia tra amici, per cui è un appuntamento che ormai è un po' consolidato con i rapporti di amicizia con alcuni di voi, per cui mi fa piacere essere qua, grazie dell'invito nuovamente. E noi oggi commenteremo un comandamento, una parola un po' particolare, e per cui per diciamo entrare in tema vi chiedo un po' di attenzione, perché si tratta di argomenti un po' scivolosi e vado a spiegare. L'uso generale del termine, così come è recepito generalmente dalle persone comuni, i rabbini dicono che quando uno non sa il significato di una parola, esci, vai al mercato e chiedi cosa vuol dire, perché così sai qual è il senso spiccio, che è l'uso comune, ed è molto intelligente come risposta, no? Perché è l'uso comune che le persone abitualmente danno alle parole. Ebbene, se noi chiedessimo in giro che cosa vuol dire questo comandamento, la maggior parte della gente ne avrebbe una versione un po' puerile. Cioè, non tradotto, ed è tradotto male, ma non dire falsa testimonianza sarebbe fondamentalmente non raccontare bugie. Se fosse un linguaggio un po' da bar, sarebbe non raccontare balle. Poi la gente cresce e le bugie iniziano a scoprire che sono utili, in alcuni casi almeno. Agostino scrive un trattato sulla menzogna.
giusto per rimanere nella filosofia occidentale. E ci sono allora le bugie piccole, le bugie grandi, le bugie a fin di bene, le bugie invece a fin di male. Ecco, vorrei dire che tutto questo col comandamento non c'entra assolutamente niente. Per cui mettiamoci il cuore in pace, non è quello che recita il testo. Questo è un uso che non posso neanche dire teologico, credo. È come è stata recepita in senso spiccio, purtroppo, una certa lettura biblica. Guardate che questo vale non soltanto per questo versetto in particolare, ma vale un po' per tutta la scrittura in alcuni passi noti. Se voi prendete i primi capitoli della Genesi, praticamente dalla creazione ad Abramo, qui dal capitolo 1 al capitolo 12, sono vendute come delle storielle. Vi assicuro che sono capitoli difficilissimi, i più difficili forse dell'intera Genesi, in cui se uno prende il testo e lo legge con attenzione non capisce assolutamente nulla. Eppure vengono venduti abbondantemente come cose semplici, storielle, quelli che vogliono sentirsi un pochino colti e liberali tirano fuori il problema creazionismo, evoluzionismo, darwinismo o teoria del Big Bang, per cui metti insieme tutto. Ecco, vi assicuro che questo è il modo ideale per non capire la Bibbia. Ciò detto, ed è volutamente polemico, poi se volete ne chiacchieriamo un pochino, però vengo a tradurvi il testo. Il testo in ebraico recita così: Lotaane vereacha ed shaker. Tradotto: non rispondere verso il tuo prossimo, Aed vuol dire testimone, cioè in quanto testimone, shaker, falso. Questo è come il testo letteralmente dice. Se volete potrebbe essere messo un pochino meglio in italiano, cioè non offrire, non comportarti, non essere nei confronti del tuo prossimo un testimone falso. Capite che non è esattamente come viene venduto. Capite? Sì, ma in soldoni vuol dire questo. No, perché se avesse voluto dire falsa testimonianza, il testo avrebbe utilizzato la parola testimonianza edut shaker, testimonianza falsa. Invece qua è il testimone che è falso. Allora qua devo iniziare appunto a crearvi un po' di problemi. La Bibbia, in particolare la Torah, non solo la Torah, ma in particolare la Torah, non è soltanto un libro, o meglio, non è assolutamente un libro di elevazione religiosa e spirituale. È un libro che è sicuramente anche questo, ma è un libro che contiene molta normativa, cioè ha molti aspetti giuridici. Questo non vuol dire, e vorrei fugare subito il dubbio, che è la vecchia lezione, se vogliamo, quantomeno un po' velata di antisemitismo o antigiudaismo. Ah, il primo testamento, cioè la Bibbia ebraica, è il mondo della giustizia cavilloso, mentre in cui Dio è anche un po' sempre irritato e irritabile, mentre nel Nuovo Testamento, cioè la Bibbia cristiana specificamente, Dio è tutto misericordia, bontà, libertà, e la legge invece degli ebrei viene vissuta in maniera polemica. Questa assolutamente è una contrapposizione di natura antigiudaica, di cui la stessa Chiesa Cattolica nei documenti principali ha detto è sbagliato. Per cui se ogni tanto la sentite, sappiate che chi ve la dice, anche dal vostro punto di vista, sbaglia. Chiedete conferma. E tuttavia è innegabile, questo per confermare il fatto che Torah vuol dire insegnamento, perché deriva dalla parola ora'a. È tuttavia innegabile però che la Torah ha anche una parte potentemente normativo-giuridica. Non è un caso che la 70 traduca nomos, qui norma, legge.
E in un linguaggio giuridico, che è il linguaggio con cui la, almeno in buona misura l'ebraismo sa anche decodificare parte del testo della Torah, comprese queste parti qui, la parola centrale, cioè la parola ed, non è un testimone, non è una parola neutra, ma è una parola molto molto particolare. Allora, io qua devo per forza fare una digressione nella letteratura rabbinica, nel Talmud, nella Torah orale, in cui nel trattato di Sanedrin, il trattato di Sanedrin è un trattato totalmente giuridico, che ovviamente ha a che fare col Sanedrin, cioè col Sinedrio. E in apertura di trattato, quasi subito si parla dei ed ed edim, cioè di testimone e testimoni. Ma l'apertura del trattato ci spiega che ci sono dei tribunali, i tribunali a più di 70 membri, 70 più 1, che è il Sinedrio, il tribunale da 27 e i tribunali rabbinici da 3 membri. I primi due possono comminare sentenze capitali, cioè in cui viene applicata un istituto giuridico che nella Bibbia è presente, ovvero la pena di morte. Se qualcuno ha dei problemi con la pena di morte, sappia che ce li ha anche l'ebraismo e ce li ha anche la Bibbia. Per cui tenete accesa l'attenzione, poi vediamo di rispondere bene a tutte le domande. Com'è che si addiviene a pena di morte? Bene, i tre comandamenti, ad esempio, che precedono questo comandamento, sono tre comandamenti che prevedono la pena di morte. In caso di omicidio si applica la pena di morte, in caso di adulterio si può applicare la pena di morte, in caso di rapimento di persone, non rubare, si può applicare la pena di morte. Addirittura nel corrispondente di questo sulla prima tavola, cioè il quarto, l'osservanza dello Shabbat, per chi trasgredisce lo Shabbat è applicabile la pena di morte. E qua vi siete tutti un pochino spaventati. Giustamente. La cosa fondamentale per però applicare una pena di morte è che ci vuole una sentenza che condanni a morte, e che significa che ci vuole un processo. E che significa prima di tutto che si possa istituire un processo. In base a cosa può istituire un processo? Non soltanto al reato, ma perché hai dei testimoni. E qua iniziamo, io faccio questa digressione il più possibile breve, ma è fondamentale se non capiamo la prima lettura del comandamento. Chi possono essere dei testimoni di un fatto? Bene, i testimoni devono essere non imparentati tra di loro, non imparentati con nessun membro del collegio giudicante, non imparentati con nessuna delle parti in causa e non devono avere nei confronti della parte accusata, verso cui testimonierebbero contro, delle animosità varie, di varia natura, tale per cui potrebbe essere inficiata l'effettivo valore della loro testimonianza. Il che sta già dicendo che si iniziano a diradare i possibili testimoni per istituire processo. Una volta che questi si presentano, il testo dice che i membri del tribunale devono fare una hakira. Cosa vuol dire? Una verifica, una indagine approfondita, per vedere se effettivamente il testimone è un testimone attendibile. E qua c'è l'inizio, iniziate a capire cosa sta dicendo il comandamento. Il comandamento, vi ho detto, proibisce il testimone falso, non la testimonianza falsa, cioè non soltanto la testimonianza falsa. E qua adesso vi spiego. Cos'è una testimonianza falsa? Allora, una testimonianza falsa è questa: che X non ha rubato le caramelle ad Y, ma io testimonio che X ha effettivamente rubato le caramelle a Y. Questa è una testimonianza falsa.
che non è quella, cioè che è proibita ovviamente, ma non è quello che dice il comandamento è più radicale. E vi faccio un esempio, e adesso capite effettivamente dove si vuole andare a parare. Se qualcuno va da Don Claudio e gli dice: ho visto Y che commetteva questo atto molto grave, persona attendibile, persona seria, è vero quello che ha detto, ma non testimonia, e l'unico testimone è lui, attendibile, che dice una cosa vera, ma non è un testimone oculare, il testimone è falso. Avete capito? Cioè, si sta dicendo nel comandamento che se il testimone deve testimoniare qualcosa, deve essere un testimone oculare che ha visto l'atto. Il che significa non soltanto che la testimonianza deve essere effettivamente vera, ma che il testimone deve essere vero. E quindi prendendo il testimone prendi anche la testimonianza, mentre non vale il contrario. È complicato, ma ci siamo, no? Ci siamo o no? Ok. A questo punto, con la testimonianza oculare, potremmo avviare istituire il processo. Ma non basta. Perché il testimone è valido soltanto se non soltanto ha visto compiere l'atto, ma è andato da chi stava compiendo l'atto e gli ha detto: guarda, quello che stai facendo non va bene, è proibito, e qualora tu trasgredisca, come pena possibile c'è la pena capitale. E questa persona dice: lo so, continuo di santa ragione. Cioè ad avere preventivamente ammonito chi sta compiendo l'atto. Voi capite che tutto questo mette una grossa ipoteca sulla possibilità di addivenire ad una sentenza capitale. E vi faccio l'esempio più clamoroso e un po' ridicolo. Prendete il caso dell'adulterio. Dove li trovi due testimoni che beccano in flagrante i due adulteri? La domanda è: che ci facevi lì? Ma qualora fossero testimoni validi, ci dovrebbe essere l'altra parte, cioè dire o da lui o da lei: fermati un secondo, quello che stai facendo è proibito, sai che ci sarebbe la possibilità di pena di morte, e questi continuano di santa ragione. Capite che è un po' inverosimile. Questo fa capire che si fa di tutto per non istituire quel tipo di processo che porterebbe a pena capitale. Dico questo perché non si pensi che la Bibbia, quando minaccia la pena di morte, minaccia una cosa facile. L'istituto della pena di morte è previsto perché è talmente grave il peccato, per la persona che lo compie, non cioè perché ti distrugge in qualche modo, che deve essere pena grave la pena ipotetica, più come spauracchio che come effettività di addivenire alla pena. E per questo quando qualcuno dice: sa, ho letto la Bibbia, nella Bibbia c'è scritto, pericolosissimo, diffidate di quelli che hanno detto ho letto la Bibbia. La Bibbia, se non leggi con dei maestri e validi, capisci niente. Non è Harry Potter. Puoi leggerlo anche da solo, si spera. Quindi il testimone deve essere di prima mano, oculare, e dire una testimonianza vera. Perché tutto questo? Ma è chiaro. Perché, visto che veniamo dopo possibilità di pena capitale, se il testimone fosse un testimone a posto, ma che testimonia il falso e non è verificabile, si addivirrebbe probabilmente all'istituzione del processo la possibilità di comminare una pena capitale. Il che significa che se la persona poi dopo venisse trovata, sarebbe responsabile di omicidio, falsa, responsabile di omicidio. E quindi
Bisogna avere molta attenzione, perché con la tua parola puoi distruggere qualcun altro. Ora, da questo piano giuridico, che è il primo piano con cui si a cui fa riferimento il comandamento, c'è una prima lettura ermeneutica, che è la lettura più comune, anche perché, ripeto, per inciso, da quando non c'è più il Sinedrio, non è possibile in alcun modo divenire nell'ebraismo a pene capitali. È il motivo per cui l'ebraismo ha sacro orrore tutt'oggi della pena di morte. Vi faccio un esempio. Lo Stato di Israele, che pur avrebbe dei criminali da pluriomicidi da mandare a morte, non commina sentenze di morte, perché in Israele non c'è la pena capitale. L'unico caso in cui fu applicata la pena capitale è il processo ad Eichmann, il criminale nazista, dove effettivamente, pur tra tantissime critiche sia da parte religiosa sia da parte laica, pensate soltanto al reportage che poi divenne un libro, quello La banalità del male di Hannah Arendt, venne comminata la sentenza capitale, ma si trattava di qualcuno che aveva sulla coscienza qualche milione di morti. Ma per il resto non c'è. E vi dirò di più, che tutta o quasi tutta la giurisprudenza in America contraria alla pena capitale sono ebrei, i giuristi che hanno avviato l'attenzione, perché appunto l'ebraismo ha sacro orrore nei confronti di comminare una sentenza capitale. Ma, ho detto, queste parole, cioè una testimonianza contro qualcuno, può distruggere qualcuno. Ha tolto questo primo piano, il piano più facile di cui il comandamento sta parlando e con cui si deve interpretarlo è la proibizione di fare maldicenza. Perché quella maldicenza distrugge qualcuno. La maldicenza è già prevista come una possibilità ermeneutica per interpretare il comandamento non uccidere. Ma qua viene proprio proibita la maldicenza in senso specifico, e vorrei subito dirvi che la norma rabbinica prescrive che la maldicenza, adesso arrivo a dare una nota in più, sia proibita non soltanto da chi la pratica, ma anche da chi l'ascolta. Cioè, è stato proibito fare maldicenza, ma è proibito ascoltare maldicenza. Chiunque conosce un pochino se stesso sa benissimo che la maldicenza è un peccato che tutti facciamo. Per cui non pensiate che riguardi altri. Riguarda ciascuno e ciascuna di noi. E vorrei anche dirvi che è un peccato che abbonda nelle comunità religiose. Chiunque abbia a che fare con rapporti religiosi, in senso stretto di correligionari, sa benissimo che la maldicenza è uno dei peccati preferiti. Ed è anche di quelli più gravi, perché distrugge il tessuto relazionale. Ditemi di no. Ma la maldicenza, e questo vorrei sottolineare, non significa dire soltanto cose false. Ma la maldicenza può essere fatta anche nel dire cose vere. La maldicenza si può fare dicendo menzogne che infanghino il prossimo, ma la maldicenza si fa anche dicendo cose che sarebbe bene evitare di dire, che non è omertà. È opportunità di salvare la dignità delle persone e la propria. Quella maldicenza si può fare benissimo anche dicendo cose vere. Ricordo che è il testimone che è falso, non la testimonianza soltanto. Proibendo il testimone falso, proibisci sia fare la maldicenza di cose false, sia la maldicenza di cose vere. Perché di solito inizia così la maldicenza. Ho sentito che tizio mi ha detto. Infatti il peccato ha un'espressione tipica per comprenderlo, che è questo, che l'effetto è al banat panim.
dove si intende che i volti sbiancano. Chi è che ha i volti bianchi? I cadaveri. Cioè il sangue va via dal volto e quindi il volto sbianca. Cioè togli la vita alle persone, le distruggi. Agli occhi di loro stesse, del prossimo e tuoi. Ed è una cosa estremamente insidiosa. Ecco perché è proibita la maledicenza. Secondo piano. Terzo piano, un po' più alto. Isaia recita, e non solo Isaia, ma molti profeti, ma c'è una frase in cui il Signore che parla e dice agli ebrei: Attem Aedai. Aedai è il possessivo singolare di Edim, cioè di testimoni. Tradotto, voi siete i miei testimoni. E qua la cosa diventa un po' complicata. Prima cosa da che si impara, se il testimone è un testimone oculare, se noi siamo testimoni di Dio, che non è una testimonianza oculare evidentemente, e non siamo certo quelli che erano sul monte Sinai, cioè spiritualmente tutti noi siamo stati sul monte Sinai, ma de facto è successo un po' più di tempo rispetto alle nostre lunghe o meno lunghe vite. Cosa vuol dire? Vuol dire che il nostro rapporto con Dio deve essere autentico e che non è finalizzato a noi stessi. Cioè, sono diventato una persona tanto pia. Chi se ne frega? Sono diventato un testimone, che è un'altra cosa. Che vuol dire che il nostro rapporto con Dio deve essere di prima mano, cioè autentico, vissuto, esperito, difficoltoso, certo, ma deve essere autentico. Non esiste una testimonianza di fede per sentito dire o per procura. Questo lo capiamo immediatamente se sentiamo, teniamo il livello base, fondamentale, interpretazione di livello giuridico. Che vuol dire che noi dobbiamo essere autentici, che è un grosso problema, perché tutti noi sperimentiamo il fatto che non sempre siamo autentici con noi stessi, figuriamoci. Ciò non toglie che questo è un qualcosa di... Prima interpretazione di Isaia. Assieme a questo vuol dire un'altra cosa, e qua la sparo grossa, che se non ci fossimo noi, Dio non ci sarebbe. Se Dio c'è, grazie a voi siete i miei testimoni, nel momento in cui non ci sono i testimoni, non c'è Dio. Non vuol dire che Dio non ci sia. Vuol dire che nelle realtà umane, nelle cose penultime o terzultime della esperienza umana, della società umana, se non ci siamo noi che testimoniamo Dio, Dio non c'è, perché non è evidente che ci sia Dio. Per cui abbiamo la responsabilità, anche giuridica, nel senso di quello che la forte responsabilità che dice il comandamento al primo livello interpretativo, di testimoniare Dio. Non è la fede per sentirsi bene. Se uno prende il testo biblico, la prima cosa che impara leggendolo è che non è un libro per sentirsi bene. È il motivo per cui quando qualcuno dice: ho letto la Bibbia, ma cosa volete dire con la Bibbia? Ci sono cose orribili nella Bibbia. Certo, ma perché la Bibbia racconta non il mondo come dovrebbe essere, ma parla del mondo com'è, in larga misura orribile. Ciò non toglie che il giudizio che Dio dà su questo mondo è che è buono. Voi direte: com'è esagerato. Uscite dalle pagine della creazione in cui vi è dato un giudizio buono. L'inizio è con due che non si parlano tra di loro e sono marito e moglie e fanno grandi casini.
che non parlano con i figli tra di loro non si parlano, si ammazzano, fanno un altro figlio, la cosa dura solo 10 generazioni, in cui la terra si riempie di violenza, viene fuori un disastro, accidenti. La Bibbia non è un libro per sentirsi bene. Non è un manualetto per avere il cuore a posto o per l'edificazione. Su questo, guardate, ci riesce molto meglio Aristotele. Prendete l'Etica Nicomachea, ci sono dei precetti che sono ampiamente universalizzabili di quelli che Aristotele, da intelletto quale ero, riesce a individuare nel comportamento morale che l'individuo dovrebbe tenere. Dico Aristotele, potrei parlare di Kant, tanto che Kant era cristiano, quindi come tale la Bibbia dietro c'era. Ed era un buon cristiano. Questo per la serie, togliamoci dalla testa che l'illuminismo è soltanto quella sciagura che fu l'illuminismo giacobino in Francia. L'illuminismo è stato qualcos'altro, molto più serio, e se l'illuminismo è Immanuel Kant, sappiate che era credente. Purtroppo una certa politica, una certa cultura ha fatto valere la laicità non sull'illuminismo kantiano, ma sull'illuminismo di quelli che tagliavano le teste ai preti ed erano antisemiti. Un esempio tra tutti, Voltaire. Prendere il dizionario filosofico di Voltaire era brividite. Se su questo dobbiamo fondare la cultura laica, siamo messi molto male. E c'è di peggio di Voltaire, eh? Di Diderot, d'Alembert, il barone d'Holbach. Grazie a Dio ci sono stati Christian Wolff, Immanuel Kant, Lessing, Mendelssohn, quest'ultimo era un rabbino, e un altro illuminismo. Purtroppo sui libri di scuola si è fondato per tanti anni in questo paese, non solo in questo paese, l'idea di laicità come tagliamo la testa ai preti o buttiamo via la Bibbia perché è un libro violento. Sono altri libri violenti. Quindi noi abbiamo l'onere e la responsabilità della testimonianza di Dio. Volete tornare al testo giuridico? Vi faccio un po' sorridere con un aneddoto talmudico. Il Talmud narra di un pio rabbino che aveva un pio discepolo e il rapporto tra loro era un rapporto molto serio. Di studio, di apprezzamento vicendevole, eccetera. E il rabbino dice: tu sai che io non mentirei neanche di fronte ad $1,000,000. Di solito quelli che dicono questo mentono, eh? Perché $1,000,000 fa gola. Ovviamente Talmud non parla di dollari, ma parla di comunque quattrini abbondanti. Secco, sappi che un tizio mi deve molto meno, mi deve qualche migliaio di dollari. Io però, scemo, anziché prestarglieli di fronte a testimoni questi soldi, li ho prestati con un'allargizione spontanea e nobile, per cui non ho qualcuno che testimoni. Io però ho bisogno di questi soldi e devo trovare il modo di portarlo in tribunale. Evidentemente un altro testimone, il testimone dice dove averlo trovato. Gli mancava un altro testimone. Guarda, io ti chiederei di testimoniare. Ovviamente il discepolo obietta. Ma non posso, ma no, io non ti chiedo di dire falsa testimonianza, mai lo farei, di essere testimone falso. Ti chiedo di accompagnarmi fino alla soglia del tribunale, così che lui veda che io ho i testimoni, sappia e capisca che potrei istituire il processo e quindi senza che si debba portarti a commettere una cosa altrimenti proibita, questo faccia, retroceda e mi dia i soldi. Risposta del Talmud: chi si comporta così trasgredisce il comandamento. Evidente. Ritorniamo ad Isaia. Non si può essere testimoni di Dio per procura. Perché se no si falsano molte cose. E allora io qua vorrei uscire un pochino dal testo che penso che più o meno abbiate intuito che dinamiche ha, dove si muove, una vita religiosa coerente, una vita morale degna nei confronti del prossimo che è data dall'uso della parola,
una vita sociale per cui si ha anche una presenza, diciamo, giuridica. Sono i tre livelli che abbiamo visto. Però vorrei, visto che siamo tra ebrei e cristiani, fare un altro caso che riguarda la storia che abbiamo vissuto. Un modo per fare maldicenza del prossimo, ed è un blando eufemismo, è demonizzare il prossimo. Se vogliamo, l'estremo della maldicenza, va oltre addirittura. Non so, lo si disumanizza e lo si demonizza. Bene, sappiate che questo è stato il rapporto più o meno della teologia cristiana nei confronti dell'ebraismo per vari secoli, ma non voglio parlare di questo. Detto questo, tuttavia, va detto che gli uni nei confronti degli altri abbiamo detto cose orrende, o meglio, in particolare era il cristianesimo che diceva cose orrende nei confronti dell'ebraismo. E la domanda è: noi possiamo fare qualcosa di diverso? O meglio, visto che non siamo ed esistiamo soltanto ai nostri fini e per noi stessi, ma evidentemente per testimoniare qualcun altro ad altri, che non significa convertirli, abbiamo testimoniato gli uni degli altri, gli uni con gli altri, tutto ciò per questi secoli? La risposta è stata no. No. Grazie a Dio viviamo in un'epoca in cui questo è possibile. In cui l'insegnamento cristiano, la testimonianza cristiana dell'ebraismo si sta riformando e sta arrivando anche a dei livelli di reale apprezzamento, e l'ebraismo interrogato sul cristianesimo, ora che non gli è più nemico, riesce a dire cose importanti sul cristianesimo. Non soltanto quello che già diceva e che il cristianesimo non diceva dall'altra parte, cioè che la presenza del cristianesimo sia provvidenziale, questo l'ebraismo lo dice già da circa 1200 anni. Quindi positiva, ma che ci siano veramente dei motivi per apprezzare il cristianesimo. Faccio un esempio, come tu hai letto, già nell'Ottocento un rabbino in Germania, un rabbino molto autorevole, un punto di riferimento tutt'oggi della cultura rabbinica ebraica in genere, Shimshon Raphael Hirsch, disse che il cristianesimo ha avuto una doppia benedizione per il mondo. Non soltanto ha fatto sì che moltissime genti vi si riparassero, trovassero senso, tranquillità d'anima, sostegno, riparo dalle angosce, eccetera, e speranza, sradicando l'idolatria in cui erano cresciuti, ma addirittura ha rafforzato la Torah di Mosè. Questo non lo dico io, lo dice il rabbino Hirsch, un rabbino ultra ortodosso, uno dei padri dell'ortodossia ebraica contemporanea. E parimenti, qualcosa di molto grosso sull'ebraismo da parte cristiana è stato detto, diciamo, da Fratelli Ritrovati, per citare un libro famoso di Ullman, da Cardinal Martini, ad esempio. Ecco, noi potremmo recuperare questo bandolo dalla metà e iniziare a fare un lavoro che per secoli non è stato dato al mondo e non è stato offerto al mondo. E credo che anche questo rientri in un rapporto di testimonianza, nel senso del comandamento di non essere testimoni falsi. E anche delle scritture rispettive, che poi sono anche comuni, o delle interpretazioni che a queste scritture si danno, non essere testimoni falsi, cioè non dire che la mia è meglio, la tua è pessima, o la tua è connotata eticamente bene, noi siamo la religione dell'amore e della libertà, l'altra è connotata con un pochino di incrinature, Dio della legge molto severo. Questo è successo, si respira in molti ambienti, gli ambienti del dialogo, fortunatamente si è cercato di espungere queste idee, e la
La cosa è cambiata, molto non è stato recepito fuori da questi circoli. Ecco, credo che di tutto questo ci sia bisogno. Ci sia estremo bisogno rispettivo per la crescita responsabile e buona di tutti, da una parte per i cristiani, dall'altra parte per gli ebrei, ma per chi ebreo cristiano non è anche. E questo vale anche per la tradizione culturale in cui siamo inseriti. Perché non è detto, non è assolutamente detto, che questa tradizione culturale, di base quella occidentale, con tutte i limiti, le contraddizioni, i buchi neri, le ombre che ha proiettato, e le cose controverse che sono successe, anche i drammi, non è detto, se non fosse per questa testimonianza, per ora disgiunta, ma come sarebbe bello se fosse congiunta, almeno su alcuni punti tra ebrei e cristiani, se non ci fosse stata, non è detto che saremmo dove siamo. Non è assolutamente detto. Ci sono culture molto più schiaviste di quanto sia stata la cultura occidentale. E se è stato possibile per la cultura occidentale migliorare, è stato grazie alla scrittura. La scrittura ebraica e la sua ricezione in seno al mondo cristiano. Se la vita umana che noi viviamo e che rivendichiamo anche come sano individualismo in Occidente è tale, è perché noi riteniamo che tutto si giochi in questa vita e quindi come tale debbano essere tutelati i momenti e le azioni e le possibilità di vita degli individui. In altre culture può benissimo essere, senza, di vite ce ne sono infinite, per cui se va male questa, tanto si rincarna all'infinito, tante, e quindi il tempo che noi viviamo è relativo. Noi non diciamo che il tempo che viviamo è relativo e quindi deve essere preservato. Questo non vuol dire che siamo sempre riusciti. Disgiunti abbiamo fatto tanti errori. Essendo una minoranza, di una minoranza infinitesimale, è chiaro che gli errori sono stati de facto più da parte cristiana. Comunque sia, congiunti, potremmo fare cose che sono entusiasmanti. E vi dirò già un esempio. Noi testimoniamo una cosa, ebrei cristiani, che se possibile dopo 11 di più, 16-17 secoli di odio da parte cristiana nel mondo nei confronti dell'ebraismo e di un certo risentimento e diffidenza da parte ebraica nel mondo nei confronti del cristianesimo, se noi che abbiamo avuto questa storia, che ha avuto di mezzo l'espulsione della Spagna, l'Inquisizione e la Shoah, oggi abbiamo fatto pace, testimoniamo che questo è possibile. Vi dirò una cosa per non illuderci, è affare di famiglia. Per cui era forse, per quanto molto più insidioso, un po' più facile. Tutto sommato, però, questo può dare degli strumenti per ripensare e rigestire i conflitti. Questo testimoniamo. E se abbiamo fatto questo, abbiamo fatto dinanzi a Dio e in nome di Dio, con 3.000 ritardi, con 3.000 contraddizioni, con un cammino che è più quello da fare di quello che è stato fatto, perché in 60 anni, capite, si è fatto ben poco, con nostra età tra poco compie 60 anni, ed è un documento compromissorio, si poteva fare molto di più. Però con quel poco che è stato fatto, è stata una rivoluzione copernicana. Ecco, questa è una testimonianza. Direi che ce n'abbiamo abbastanza. Grazie per l'ascolto. Come consuetudine diamo la parola a voi, ecco, ci sono delle domande, dei chiarimenti, degli approfondimenti. Scusi dottore, lei ha usato una volta solo un sostantivo all'atere poi della trattazione, volevo fare
farle una vorrei che ci facesse una riflessione sull'omertà alla luce di questo discorso della testimonianza. Si può inserire in questo discorso? Io credo di sì o no, o è una forzatura mia? L'omertà in senso lato. L'omertà in senso lato chiaramente è una cosa sbagliata. Ma faccio un esempio, che così si capisce in maniera immediata, un po' scabroso. La vita sessuale delle persone richiede discrezione. E rapporti leciti o non leciti, normativamente permessi o normativamente non permessi, richiederebbero, con tutti i giudizi morali che si possono dare, da quelli moralistici stupidi a quelli seri, discrezione. La maldicenza significa darne diffusione, perché si ritiene che sia una roba di cui parlare tranquillamente. Noi oggi, da una società sessuofoba, siamo diventati una società ossessionata dal sesso, quando ci vorrebbe discrezione. E non è bene che tutto quello che succede, anche di cose spiacevoli nei rapporti interpersonali, venga diffuso. I litigate in famiglia, giudizi pesanti che si possono dare erroneamente o giustamente, ma portati perché si sta trascendendo per la collera, dovrebbero essere presi e dimenticati e non diventare argomenti diffusi nelle famiglie e nei cerchi di amici per poi finire a forum dell'avvocato divorzista. È questo che proibisce il comandamento, questo tipo di maldicenza che può essere vera. A volte talmente ridico che diventa stupida, tanto è vera, che c'è gente che va a finire nei programmi televisivi a dire che il marito con cui si vuole divorziare non tirava giù l'asse dei WC. Sembra una cosa stupida, mi scuso con voi, non è particolarmente fine, ma questo è la nostra società, eh? Sono programmi televisivi che parlano di queste cose. Addirittura qualcuno va da giudice. Le brutte cose che possono succedere in una comunità religiosa, possono essere semplicemente il fatto che qualcuno vuole primeggiare, far carriera, e non è per forza una cosa negativa, eh? Se uno c'ha i numeri lo fa per servire, perché può anche andare, è già più peggio quando questi sono pure incapaci, che poi è l'ordinario. E a volte c'è una ritrosia o dei sentimenti che o un ribollire di sentimenti. Se queste cose si diffondono, è deleterio, bisogna spegnere e abbassare il volume. Il comandamento proibisce queste cose in maniera molto concreta, perché queste cose distruggono le persone. Distruggono la credibilità delle persone, distruggono anche gli ideali che queste persone perseguono o vogliono perseguire. E si fa terra bruciata. L'omertà che intende lei è una cosa molto più seria. Ed è chiaro che bisogna alzare il velo e dire no, è sbagliato. Spero di averle risposto. Domande? Ho cenato, per cui non mangio nessuno.
Non è una domanda facile, sa? E lei mi ha chiesto di risponderle in quanto lei è cristiano e non dovrebbe chiedere a me. Non dovrebbe chiedere a me. Tuttavia, una risposta autorevole è stata data ieri da parte ebraica sul Corriere della Sera. Se qualcuno ha comprato il Corriere, c'è una risposta molto articolata del rabbino Laras, che io condivido in toto. Le faccio un esempio. Ci sono dei problemi civili, giuridici, e dei problemi religiosi. Le faccio un esempio molto chiaro, perché la domanda è difficile, purtroppo non posso essere conciso. Quando i cristiani sparlavano dell'ebraismo, avevano un problema, che la scrittura, cioè l'interpretazione che contestavano, era la scrittura che tuttavia avevano avuto dagli ebrei, scritta in ebraico per ebrei. E il rapporto era tale che il dialogo si può rifondare proprio dalla scrittura, perché è comune. E se si contestava l'ebraismo, tuttavia non si contestava la scrittura ebraica. Addirittura il rapporto che le chiese, la grande tradizione cristiana, per cui sia nel protestantesimo che nel cattolicesimo che nell'ortodossia, anche quell'ortodossia un po' particolare che quella armena, ok, ha dato, è che un testamento per dignità e santità equivale all'altro fondamentalmente. C'è stata la tentazione marcionita, cioè buttiamo via la Bibbia ebraica. È una tentazione che è stata e che torna nelle chiese. L'ultima volta che è tornata in a livello teologico questa tentazione fu inizio Novecento con il Vangelo del Dio straniero scritto dall'insigne teologo protestante Adolf von Harnack. Il nome evidentemente non porta molto buono. Che scrisse un libro molto forte, fondamentale, con cui si aprì la teologia del Novecento, che è l'essenza del cristianesimo. Il titolo lo muto ad un testo precedente che fece molto scalpore del filosofo tedesco Ludwig Feuerbach. Però, a parte questa eresia, che è stata condannata subito eresia, non si è mai pensato di dire che la Bibbia dicesse il falso e la Bibbia ebraica dicesse il falso. Nel rapporto che entrambi abbiamo col mondo islamico, perché è questo di che lei stava parlando, abbiamo tutti e due questo problema. Per quanto il Corano riprenda brani biblici, li riprende diversi. Vorrei far notare che questa non è una pacifica variazione sul tema. Cioè, ho il tema come musica e faccio un po' di estro. Ma no, sono cose sostanziali. Faccio un esempio. Là il brano di Genesi 22, il cosiddetto sacrificio, meglio, la legatura di Isacco, che è fondamentale. È fondamentale anche per la lettura cosiddetta tipologica, che la Chiesa sta cercando in tutti i modi di abbandonare, cioè di leggere in senso cristiano brani del Primo Testamento quando dovrebbero essere letti per quello che sono. Ebbene, la lettura classica della patristica, che ripeto, comunque è oggi considerata dai più importanti teologi cristiani, cattolici in primis, erronea, diceva che era una figura Cristi, ok? Cioè una prefigurazione. Oggi vi assicuro che qualsiasi serio biblista vi direbbe non bisogna leggerla così, o quantomeno fate attenzione a leggerla unicamente così, perché la lettura tipologica è insidiosa. Bene. Il Corano dice che quello che è stato legato è Ismaele. Non è un banale cambio di nome. È che il Corano asserisce che gli ebrei hanno trasmesso la Bibbia modificandola e alterandola. Quindi il testo biblico di colpo è diventato falso.
È il motivo per cui è stata necessaria l'ultima e definitiva rivelazione. Bibbia che quindi è anche vostra e che anche voi leggete causa nostra in maniera erronea, in quanto meno con dei vulnera. Oltre al fatto che voi associando figure all'unicità di Dio siete un po' idolatri. Questo non lo dico io, lo dice il Corano, eh. Quindi l'apprezzamento sulle nostre comuni scritture è un apprezzamento negativo. Primo problema. Il rabbino Lara, che l'ha scritto molto più sinteticamente, però il problema è che ha detto: se si vuole dialogare, la prima cosa è dire che le scritture degli altri sono autentiche, se no non dialoghi. Perché se il mio modo di rapportarti a te, che sto pensando, la so più lunga di te perché le tue sono sbagliate, abbiamo un grosso problema, che è proprio la testimonianza che si dà gli uni degli altri. Solo che qua è codificata in un testo che non può essere interpretato se non in un ambito, un alveo abbastanza stretto. Parimenti, testimoni significa anche poter porre domande. Nessuno, mi risulta, da parte ebraica e da parte cristiana, ha mai detto: signori, potete per esigenza vostra, e non perché noi vi pungoliamo questo ragionamento di Laras, riapprezzare noi, reinterpretando pur in ossequio al testo, quel brano coranico che fa problema? Questo è un primo problema, che capirete, non è assolutamente un problema da poco. E ve lo traduco in senso culturale. Siccome la tradizione culturale occidentale si basa sulla Bibbia, si sta dicendo che questa tradizione si basa su un falso. È brutto da dire, eh? Ma questo è un problema. Che poi non tutti facciano per forza 1 più 1 più 1 fa 2, quindi fa 3, è vero. Ma potenzialmente, e potenzialmente significa molte volte de facto, questo è. Seconda cosa, e qua il livello che sia religioso sia politico. Per questo assunto, lei sa che cosa sono i dimmi? Qualcuno di voi sa cosa sono i dimmi? Bene, i dimmi siamo voi e noi. Cioè, quando l'Islam è nato, io cerco di essere più preciso possibile, vi pregherei di andare a controllare su dei testi, perché non vale sentito dire, vale lo studio personale, per cui credo, sia nel rispetto dei musulmani, sia nel rispetto di noi stessi, vi invito a verificare. Sia perché magari qualcosa mi sfugge, sia perché, ripeto, visto che bisogna convivere, è bene sapere che cosa si deve fare e non lasciarlo per delega. Ripeto, si deve convivere perché c'è solo questo pianeta, eh. Poi mettiamocelo bene in testa. Quando l'Islam è nato, l'ordine delle sure è una cosa abbastanza complicata nel Corano, nel senso che vanno per estensione, non a livello cronologico, ok? Questo è il modo in cui vengono ordinate dopo la morte di Maometto, più o meno col secondo califfo, cioè il periodo del secondo califfo. I primi califfi dopo la morte di Maometto si chiamano califuna rashiduna, cioè i primi grandi califfi. Maometto va via dalla Mecca perché ha dei problemi e si sposta nella penisola arabica a Madina, la città di Yathrib, che poi cambierà nome, siccome la città dove Maometto viene, va a vivere, si chiamerà città per eccellenza che ci vive lui, quindi città in arabo si dice Madina, e diventa Madina Tannabi, cioè la città del profeta. E avrà della serie di problemi con le tribù ebraiche e con le tribù cristiane locali. Faccio presente che l'Arabia si trovava sotto l'impero Sassanide, che era in profonda crisi. Al di là del confine c'era l'impero bizantino e quelle erano zone di commerci. Ebbene, il patto non scritto fu di una certa tolleranza, interazione e mutua difesa militare, ok? Patto che non venne rispettato dagli ebrei di Madina. È il motivo per cui i 400 e passa ebrei di Madina vennero tutti decapitati da Maometto. È il Corano che lo dice, non sono io.
Questo no, attenzione, anche nella Bibbia ci sono pagine violente, per cui non diciamo questo è violento, quello non è violento, cioè ci sono problemi, ok? Ripeto, la cosa è che i lettori del testo biblico, se ebrei cristiani, sanno che vanno interpretate, interpretazione varia e data dalle generazioni. Qua c'è il problema che il Corano è un testo sacro immutabile, per cui c'è questo problema qui, cioè l'interpretazione più ristretta, non è che sia impossibile interpretare, ma sì, è più arduo. E parimenti con i cristiani. Questo è il motivo per cui le prime moschee erano rivolte a Gerusalemme, dopo vennero rivolte verso la Mecca, proprio per il problema degli ebrei di Madina. Ed è il motivo per cui, arrivato alla Mecca, vengono allontanati gli ebrei cristiani, rimangono soltanto i musulmani, però per i legami, diciamo, con questa tradizione che in qualche modo lui reinterpreta, come vi ho detto prima, in questo senso, l'unica cosa che viene salvata nella distruzione degli idoli attorno alla pietra nera della Kaaba, all'interno è un'icona della Madonna, che presumo ci sia ancora. Sapete che da allora non è più possibile per i non musulmani accedere in quei territori, che significa praticamente de facto tutta l'Arabia Saudita. Ed è motivo per cui, faccio un esempio, l'unica messa che si celebra è all'ambasciata americana. Ed è motivo per cui tutti quelli che lavorano lì, che non sono musulmani, questo riguarda per i poveri la questione che spesso si pone, esempio, i filippini che vanno lì a lavorare, gli indiani, e sono cristiani, non possono avere assistenza religiosa perché manca quella che l'Occidente non ha mai chiesto, cioè la reciprocità della libertà di culto. E a cui tutti quelli che fanno discorsi pauperistici o pseudotali non pensano mai che ci sono migliaia di filippini che sono cristiani e che lì l'assistenza spirituale non ce l'hanno. Da allora, e qua arrivo all'altro punto coranico, cristiani ebrei in alcuni contesti di zoroastriani, che sono tollerati in quanto l'unico monoteismo esistente apparentemente antico non biblico, sono considerati dhimmi, cioè sottoposti ad una legge particolare della Sharia che si chiama dhimma, cioè sono popolazioni sottomesse e subalterne. Sottomesse e subalterne significa che sono tollerate fin tanto che sono sottoposte ad una tassa che devono pagare e ad uno stato di umiliazione. Questo è quello che prevede il Corano come religione di Stato. Quindi dove vige la Sharia, se questi non sono disposti, o devono essere ammazzati, o devono essere convertiti, o devono essere espulsi. Voi capite che con le demografie religiose attuali e prossime in Europa, in cui c'è una, tra virgolette, purtroppo è negativo il termine, ma balcanizzazione, è chiaro che noi dovremmo cercare di capire se è possibile, qualora dei nostri paesi europei, e non è una cosa improbabile, diventi una maggioranza islamica. Vi dirò che è molto probabile negli arco dei prossimi 30 anni in Francia, in Belgio, in Olanda, in Norvegia, in Svezia, in Danimarca. Se diventate minoranze, a medio-lungo termine, i cristiani e gli ebrei, che però gli ebrei se ne stanno andando perché il problema quindi non si porrà più, potranno essere tollerati senza essere dhimmi, con buona pace della laicità che noi abbiamo ereditato, più o meno con controversie, dall'illuminismo, in quel cammino di lettura sicuramente controverso e pericoloso che è stato della Bibbia, che sia nella versione ebraica sia nella versione cristiana abbozza una distinzione tra politica e religione. Questo è un problema. Allora, se si vuole essere onesti, testimoni gli uni degli altri, bisogna anche dire che ci sono questi problemi. Sai qual è il grosso problema? È che siccome nessuno questi problemi vuole dirli perché fa scomodo, ripeto, è scomodo anche a me dirli, specialmente a me, perché chiaramente avete visto che quelli che muoiono siamo noi, per cui in primis la polemica rischia di essere a due. Il problema è questo. Siccome non li pone nessuno, questi problemi sono cavalcati, verranno sempre più cavalcati per l'irresponsabilità di chi non li pone, dai razzisti e dagli xenofobi. Perché chi non è razzista e chi non è xenofobo non le sa ste cose, non vuole saperle, non vuole studiarle, non sa una mazza perché si è ignoranti e pensa che il mondo sia fatto a fiori. E quindi, se vuoi la mia opinione,
il futuro che ci attende a breve e lungo termine è più che nero. Più che nero. Quello che possiamo fare è di salvare la dignità di esseri umani nostra e altrui, di volta in volta, e di tutelare quel concetto di laicità dello Stato, che però non significa espungere ciò che è la cultura che l'ha reso permesso, possibile, cioè le radici ebraiche cristiane. Cosa che invece si sta facendo con buona pace degli ebrei e dei cristiani, che a dire sì pensano di essere democratici, invece sono solo un po' cretini. La speranza c'è nel momento in cui questa cosa avviene in maniera pacifica, democratica a livello teologico. Quello è un dittatore militare. Non ho detto questo. Io sto dicendo che non è un'autorità religiosa islamica. Ma lo condivido appieno, però non è un'autorità religiosa. E siccome questo è un problema religioso e la giurisprudenza è una giurisprudenza religiosa, è un problema che devono risolvere i religiosi. Per cui paradossalmente, finché non ci saranno dei religiosi forti e con una leadership che è tanto quanto quella di Khomeini, sì, ma non è un religioso, è un uomo politico e militare, capisce che è diverso. È come dire l'antigiudaismo, la Chiesa cattolica l'ha eliminato perché è imposto dallo Stato laico. Non è vero. La Chiesa cattolica ha potuto originalmente cercare di eliminare, sta eliminando, ha eliminato l'antigiudaismo per una propria riflessione teologica interna, autonoma. Se non è tale, è posticcio e quindi come tale è un vulnus. Il problema, che è il problema degli stati nostri, è che non siamo abituati a ragionare in termini teologici e paradossalmente, essendo laici, non potrebbero ragionare in termini teologici, per cui siamo in un cortocircuito. E siccome i nostri politici sono delle capre, chiedendo scusa alle capre, sia in Europa sia in Italia, tutte queste cose non le sanno, o se le sanno stanno zitti perché sono scomode. E questo è il problema. Con, ripeto, l'aggravante che anziché tutelare la dignità di migliaia di persone musulmane, che sono bravissime, degnissime persone, sono tutt'altro che fanatiche, ok? Si affida tutto questo o ai terroristi da parte loro o da parte nostra, e sarà inevitabile perché è la pancia della gente, perché nessun altro affronta il problema in maniera onesta, agli xenofobi. Questi sono i fuochi che abbiamo. È per questo che Rabino Laras giustamente ha detto ai politici nell'articolo sul Corriere, lo trovate anche in, avete signori le mani sporche del sangue sinora versato, perché siete degli inetti. Questo è il problema. E la cosa grave, vi dirò di più, questa è una cosa che dico in totale onestà, è che anche i cristiani hanno lasciato che queste cose dovesse dire soltanto un rabbino, acuendo il dissidio ipotetico di chi vede questo tra un dissidio tra ebraismo ed islam. Come se armeni, copti in Egitto, cristiani pakistani, cristiani caldea mosul che sono lì da 2000 anni, non avessero avuto lo stesso problema, cioè quando sono rimasti loro unica minoranza, fuori o vi ammazziamo. È un problema. Ma è un problema anche tutelare la dignità di queste persone, quando sono persone, e molte sono già così, più che dignitose, degne e credenti. Proprio in quanto sono musulmani, anzi che sono migliori perché sono musulmani. Cioè non soltanto sono persone buone, ma sono buone proprio perché il fatto che lo sono. Allora, come si fa? Non lo so. So che fino a quello che si è fatto finora non funziona. Quello che si è fatto sinora, sa cosa è successo? Questo sì che si può dire. E questo è fondamentalmente il grosso motivo, non vorrei fare politica perché ho cercato per ora di non farla, ma di tirare... È il motivo per cui lo Stato di Israele è intollerato. Non è il problema delle povere famiglie palestinesi.
E il problema è che siccome teologicamente tutto ciò che viene conquistato dall'Islam diventa dar al-Islam, cioè proprietà della religione islamica, della umma islamica, non può più tornare ad essere non islamico. Il che significa che dire religiosamente da musulmani, specialmente gruppi terroristici che impugnano l'Islam politico, riconosco lo Stato di Israele, Hamas, significa negare una cosa che prevede invece il Corano. Il problema di base è lì. Ed è il motivo per cui gli ebrei non diranno mai sì finché non vedranno riconosciuto lo Stato di Israele, perché questo è il padre teologico, purtroppo, di tutti i problemi. E allora cosa si è fatto? Si è fatta disinformazione completa, anche con buona pace da parte delle chiese cristiane che così hanno distinto tra buoni e cattivi, poverini e ricchi ebrei, riciclando il vecchio antisemitismo, tra lo Stato di Israele e i cosiddetti poveri palestinesi. Io mi permetto di dire poveri tutti. E su queste questioni siamo totalmente impreparati. Ma sapete perché? Perché siamo nati, a differenza degli americani, che hanno enormi problemi, non penso, ma con l'idea culturale che la laicità dello Stato non avesse nulla a che fare con la tradizione ebraica e cristiana. Perché l'illuminismo su cui ci siamo appoggiati è stato l'illuminismo alla Robespierre, come se non fosse stato un illuminismo terrorista, anziché seguire l'illuminismo italiano dei fratelli Velri, di Beccaria, di Giacomo Leopardi, dello stesso Manzoni. E abbiamo svenduto tutto, perché abbiamo voluto essere ignoranti e guardarci la sera Maria De Filippi. Questo è quello che è successo. Quindi in ebraico direi catati aviti pasciati, tradotto alla latina, mea culpa, mea maxima culpa. Sveglia! Non in senso esclusivo razzista, ma in senso inclusivo, il che significa capire per essere veramente inclusivi chi si è. Purtroppo i discorsi sono difficili, specie quando si pensi che il problema è l'Europa politica, l'economia, eccetera, come se tutto questo non avesse poi dopo ricadute economiche, o che ricadute economiche in tempi di crisi non esaspiro la conflittualità non risolta delle società. Questa è la questione, ed è drammatica, anche perché i ragazzini sono rincretiniti totalmente del sesso, e potrei dire beati loro, e questa è la situazione. Grazie. Bene, sono le 22, quindi chiudiamo perché poi deve andare a prendere il treno. Ringraziamo il dottor Vittorio Robbiati Bendaut per quanto ci ha detto in maniera molto ampia, partendo dalla nona parola nei suoi tre livelli e poi anche nelle concretizzazioni, che anche lì ritorna quel livello della testimonianza di Dio che dobbiamo saper dare come cristiani e come ebrei. Quindi grazie di cuore. E poi, già che ci sono, vi do alcune comunicazioni per chi è interessato. In generale, adesso noi domenica iniziamo la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, quindi abbiamo fatto in questi 50 anni dei passi di avvicinamento tra ebrei e cristiani, ma ne abbiamo tanti da fare tra cristiani. Quindi domenica inizia la settimana di preghiera. Ci sarà, per chi desidera partecipare, al mattino alle 10:30 alla Chiesa Valdese ci sarà il culto, e oltre al sermone della pastora ci sarà l'intervento anche del vicario generale Monsignor Masker. E alla sera, qui alla Pace, la messa delle 19, celebrerà Monsignor Masker, che farà la sua omelia, ma poi ci sarà l'intervento della pastora. Quindi questo momento di condivisione sulla parola di Dio.
mentre giovedì 22 alle 20:45 nella Chiesa Valdese abbiamo la ormai tradizionalissima preghiera ecumenica della parola presso quindi i valdesi. Per chi desidera, sabato 24 alle ore 17 alla Badia, nella vecchia parrocchiale che è in uso a una comunità ortodossa, possiamo pregare il Vespri con i nostri fratelli ortodossi. Mentre, allora qui ritiriamo in ballo Vittorio, domenica 25 gennaio alle ore 15 presso il centro pastorale Paolo VI ci sarà un incontro sul tema riflessioni e testimonianze sulle persecuzioni di ieri e di oggi. Tre sono i relatori, uno è Vittorio, che ci parlerà in modo particolare sull'aspetto della Shoah. Lui ha avuto anche dei membri della sua famiglia, vittime della Shoah. E poi ci sarà padre Georg Iaola, che è un padre di Mosul, iracheno, caldeo, che ci parlerà delle persecuzioni attuali in Iraq. E poi la professoressa Antonia Arslan, che è quella scrittrice armena che voi conoscete soprattutto per il suo libro La masseria delle allodole, La via di Smirne, che ci parlerà del genocidio degli armeni. Quest'anno 2015 ricorre il centenario del genocidio degli armeni. Quindi sarà un momento molto forte ascoltare queste tre riflessioni, testimonianze, e così è un modo anche per ricordare tutte queste persone morte e che muoiono per i motivi più diversi, ma che diventano poi forme di xenofobe e poi di antiuomo. C'è la mina antiuomo, ma c'è anche l'uomo che è antiuomo. Quindi questa cosa. Poi due iniziative faremo durante questo anno. Ve le butto lì, poi troverete nel sito della Diocesi, nel sito anche Brevive, ma in modo particolare sul sito della Diocesi. Ho tre iniziative. Una, chi volesse fare un viaggio negli Stati Uniti, alla scoperta un po' del mondo ebraico americano, quindi cristiano, quindi New York, Boston e Filadelfia. Boston e Filadelfia. In aprile, tra metà aprile e fine aprile e primi di maggio, una decina di giorni, c'è la possibilità di questo viaggio. Ci sarà Vittorio che ci guida e conoscere un po' in America questa dimensione. Quindi un viaggio che molto interessante. Programma così, ci sarà presto anche sul sito della Diocesi, e in modo tale che lo possiate vedere con tutte le indicazioni. La seconda cosa, quest'anno ricorre il 70° della liberazione di Dachau. E Dachau è stato un campo dove sono stati internati tanti ministri di culto, dei rabbini, sacerdoti cattolici, ortodossi, pastori protestanti. Quindi erano un po' concentrati lì, e che è stata anche una fucina, soprattutto per poi i sopravvissuti, ma già lì nel campo, una fucina di ecumenismo e di dialogo. Quindi con il Vescovo faremo tre giorni, il 25, 26, 27 maggio, rispetto alle date prima è cambiato, perché ai primi di maggio a Monaco c'è una fiera e non c'è posto negli alberghi, quindi andiamo a fine maggio, dove penso che verrà anche Vittorio, faremo anche una visita alla sinagoga di Monaco, e poi il pomeriggio a Dachau una preghiera ecumenica, interreligiosa lì nel campo, e poi alcune altre visite ancora tra Monaco e dintorni per rientrare. L'altra iniziativa, dal 23 di agosto al 3 settembre, grosso modo, adesso le date proprio precise dovrei guardare l'agenda, c'è un pellegrinaggio in Terra Santa, Eretz Israele, andiamo in Israele con Vittorio, e faremo proprio non è il solito pellegrinaggio cristiano con le solite mete, diciamo che le mete cristiane saranno una giornata e mezza lì a Gerusalemme, poi invece sono mete piuttosto bibliche e poi della tradizione ebraica, partendo da Mizra Ramon, quindi nel deserto del Negev, andando addirittura a Timna,
delle miniere di Salomone, poi risalendo, passando per Ebron, le tombe dei patriarchi, arrivando poi a Gerusalemme e poi andando verso il nord, in modo che arriveremo anche in Galilea per commemorare l'anniversario della morte di Martini al boschetto, ecco, al bosco che è stato piantato in suo ricordo, e vivremo questa esperienza di una decina di giorni. Anche questo sarà messo sul sito della diocesi. Chi fosse interessato, ecco, può farsi avanti. E vi ho detto tante cose, non so se le avete memorizzate, ma poi potete trovare. Non mi resta che augurarvi buona serata, buonanotte, non buona serata, buonanotte a tutti.